E riprendiamo, Brigida. Purtroppo me li ritrovo, che cosa posso fare? Ma sono simpatici. Non posso farci, sì. Senti, Brigida, siamo arrivati quasi. Sì. Allora, queste sono le classiche foto, quelle che facevano di tutti insieme. Amici, compagni. No, amici che poi non... Non li ricordi? No. Però c'è tuo padre qui. Ma certo che certo. Sì, eccolo lì, si vede subito. Ma quello che è bello poi in queste foto è guardare le facce e come si tagliavano i capelli, era molto strano. Oggi... Le facce sono particolari. Sì, infatti. Non lo so, molto naif. Molto, molto naif. Non te li ricordi questi signori? No. Ma no. Credi siano me di San Marzano? Me li sarei ricordati se li avessi San Marzano o di Castellammare? San Marzano, secondo me. E allora, io... questa foto la vorrei far vedere. Se c'è qualcuno che si rivede, riconosce o riconosce il papà o qualche parente, me lo faccia sapere, ci chiami in redazione. Allora, Brigida, continuiamo. Io adesso, prima di arrivare al quadrifoglio, voglio sapere... Questo cos'è? Questo è un... che è? Allora... 1897. È la Costa Line che... Certo, sì. E qui siamo su una nave. Su una nave, sì. Erano andate in crociera, ma sì, ha messo là. Dove continuamente. Sono dove se ne erano andate? Penso che sia una di quelle del Mediterraneo. Bisognerebbe vedere il periodo, ma adesso in questo momento non ti posso dire se era un periodo estivo o invernale. Sacrifici ne ha fatti tuo padre? Tanti, però sì, grazie a mia mamma si godeva anche la vita. Cioè lui amava viaggiare, quindi ha viaggiato tutto il mondo, quindi... Sì, lavorava tanto. C'è stata una volta che improvvisamente l'hanno chiamato in Costa d'Avorio perché c'era un accertamento alla fine, doveva correre, lo chiamarono. E mio padre disse: ma chi volete sfottere? Ma io non venga. E non volle tornare. Con l'accertamento in atto. Non volete, chiamò i suoi amici, aveva delle persone che curavano gli interessi, li chiamò, li fece andare in ufficio, fece seguire la cosa da vicino, lui la seguiva telefonicamente, però non si spostò dalla Costa d'Avorio. Mamma che donna solare. Era? Solare. Come solare. Te? Sì. Sorridente. Lei era così. Sorridente. Sì. Amava divertirsi, amava la vita. Chi era piuttosto? Lei. Ma pure perché per supportare gli uomini tosti ci vuole una donna tosta. E con te? Con me non lo erano nessuno dei due. Nessuno dei due particolarmente. Devo dire la verità, avevo dei divieti dovuti al nostro... Tipo un coppia in bosco. No! Divieti di orari, la sera, ma dovuto al fatto che... Vabbè, ma a Castellammare in estate, mezzanotte, come se fosse mezzogiorno. È d'inverno. D'inverno verso le 10:30, 11 ci si ritira. Ma noi avevamo una situazione particolare, eravamo un po' sempre osservati tanto e quindi non potevo permettermi determinate cose. Ecco, io ero un argomento, diciamo, Castellammare non è mai stata una città tranquilla. Sì. Voi eravate una famiglia che comunque sia, eravate una famiglia benestante, con tutti i rischi che comportava quel periodo. Sì. E hai mai avuto paura? Io mai, ma io non so, per questo sono coraggiosa, non ho mai avuto paura. Eppure tornavo la sera da sola per strada senza nessuna paura, anche se ne dovevo avere, i motivi li avevo e certo, dovevo certo. averne. Però... La gioventù forse, che ne so. Però ancora oggi non ho paura, non sono un carattere. No, papà ero coraggioso. Sì, sì. Cioè, vivere a Castellammare in periodi particolari non era semplice. No. Non era semplice. Vabbè, lasciamo stare questo argomento. Lasciamolo. E chi è questo? Ah, questo è mio marito, l'ho portato a guarda caso, proprio per far vedere quando abbiamo aperto da poco la spiaggia. Che simpatico. Accompagnato da un cane? Da un cane, insegnammo a questo cane a tuffarsi in acqua quando vedeva qualcuno che faceva un po' i movimenti, che faceva finta che voleva affogare, lui si buttava subito e quindi per questo c'era sto cane che stava con lui. Di la verità, è paziente tuo marito? Per sopportarmi per forza.
non l'ho voluto dire. È molto molto paziente. Anche lui stabiese. Qui il lido è già in avanzato sviluppo. Già è una situazione già migliore, diciamo, rispetto a quella iniziale quando avevamo soltanto 20 lettini. Questa è già una situazione evoluta. Diciamo, sì. Abbiamo un centinaio di lettini qua. Sì, ma forse pure 300, 400 qui, quindi una cosina gestibile. Qui fa il salvataggio. Eh sì, perché il primo a prendersi il brevetto di bagnino è stato lui, quindi... Allora, io sono curioso di sapere, quando vi siete sposati, vi siete trasferiti, tuo marito ti ha mai detto, Brigida, ma dove siamo venuti? No, perché era lui che voleva venire e io non volevo. La differenza è questa, sì. Lui ama la solitudine, sì, ama la riflessione. Sì, lui è più riflessivo, io invece no, io devo stare in mezzo al caos. Ma diciamo, posso aggiungere anche che è pieno di bontà? Sì, lo puoi aggiungere tranquillamente. E lo aggiungo anche perché so che lui è impegnato anche sul piano morale, religioso. Sì, sì. Lo posso dire? Certo, certo, perché ha preso i voti minori? Diacono. A breve, fra 20 giorni. E gli facciamo gli auguri. Grazie, glielo dico. Gratificante? Per lui sì, lui è contento e alla fine... E tu sei contento perché lui è contento? Alla fine sì, sì. Noi della famiglia siamo contenti, e ci dobbiamo supportare a vicenda ovviamente. Chi è piuttosto con i figli? Io. Sei insopportabile. Sì, veramente sei insopportabile. Lasciamolo stare. Questa è una... Beh, questo è un altro scorcio di una tavola, di un quando noi eravamo piccoli. Tant'è vero che questa sono io, si vede, di sfuggita, questi capelli lunghissimi, biondi, sono io. Voglio dire, eravamo molto piccoli qua. Senti, Brigida, adesso parliamo del quadrifoglio. Sì. Nasce il quadrifoglio, nasce, come tu hai detto, solamente come struttura residence. Sì. Poi avete l'idea di incominciare ad utilizzare la spiaggia. Sì. Quante inimicizie e quante avversità? All'epoca o adesso? Certo. No, adesso lasciamo perdere. Sempre. Tante. Perché? Perché noi non siamo della zona. Siamo, oggi bene o male ci accettano, ci hanno accettato, non ci chiamano più come ci chiamavano all'epoca. All'epoca ci chiamavano i napoletani e quindi eravamo visti in una certa maniera. Non gli stabiesi? No, no, perché per chi abita qui, chiunque è al di sotto di Scafati, o a partire da Scafati in poi, è napoletano. Quindi noi eravamo chiamati napoletani e eravamo guardati di cattivo occhio. In maniera sospettosa. Sì, 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 sì. Immagino se tu avessi detto che venivi da pagare poi. Ancora peggio. Figurati. E poi? E poi niente, poi comunque la caparbietà ha vinto sempre, si è continuato, è andato avanti negli anni, adesso forse incrociamo le dita, siamo in un momento positivo. Mi dispiace che mio padre non c'è più per poterlo vedere, però voglio dire, siamo... Ma lui c'è. Siamo in una condizione quasi alla fine. Stiamo cominciando a vedere la fine del... Dei sacrifici? L'inizio della luce attraverso una galleria lunghissima. È stata tosta. Sì. I tuoi figli ti collaborano? Come anche... Devono per forza, altrimenti poi dopo tagliamo i viveri, come si sa. vabbè, però purtroppo la famiglia così è, bisogna aiutarsi a vicenda e loro devono aiutare, ma come devono aiutare tutti quanti i soci, tutti quanti i figli dei soci, dobbiamo essere collaborativi perché la struttura è troppo grande per poterla gestire sola. Io non la posso gestire sola e non ne ho nemmeno la pretesa, cioè non potrei mai farlo. Ovviamente ci sta chi viene e crea un supporto, chi per varie situazioni, chi si occupa di una cosa, chi si occupa dell'altra, ognuno ha un compito. Certo.
E quindi si cerca di portare avanti la stagione, che sembra breve, ma per noi comincia già da adesso, anzi, è cominciata già da 20 giorni e finisce prima di Natale la nostra stagione. Perché Il mentre fratello, si il rimonta. fratello. Mio fratello si occupa del comparto golf e se ne occupa alla grande. Non perché è mio fratello, ma perché No, è in effettivamente gamba, è in ti gamba. prego, ti È in prego. gamba. È riuscito a costruire dove non c'erano golfisti a Salerno. Ha costruito Sì, sì. qualcosa nella quale nessuno credeva, Nessuno, nessuno nessuno. credeva. A cominciare da mio padre, non ci credeva, ci ha mai creduto, anzi, cioè, ma come fa queste palline? Ma poi alla fine invece no. Alla fine è andato bene, alla fine è riuscito a creare un club golfistico che quando va fuori in tutta Italia è uno di quelli che vince sempre, anche contro a quelli del nord, quelli più stellati, cioè vince. Sono molto goliardici, sono fra di loro, scherzano continuamente, sono molto uniti. E lui è la calamita che cerca di tenerli insieme tutti quanti. Il campo da golf nasce da un'idea di tuo fratello. Sì. Oggi su E di Paolo questo Genovese. di Paolo, scusami, su questo campo da golf che voi avete creato e avete ampliato, quali gare si possono tenere? Ha un calendario gare, il nostro campo che è fittissimo. Abbiamo gare importantissime come quelle della BMW, dell'Audi. Abbiamo tenuto Damiani. Quindi hanno portato, che so, le cassaforti con le vetrine, tutti i gioielli, abbiamo avuto anche quello. Diciamo, abbiamo delle gare molto importanti, tra cui anche gare, piccole gare, a volte anche per quando non c'è la gara importante, mio fratello, per creare sempre quel clima di compattezza fra di loro e divertirsi, Sì, goliardia, si cara. inventa la gara del direttore, che so che sarebbe lui il direttore, si inventa la gara, quindi comunque dà un premio, eh? Si inventa la pallinata quasi tutte le settimane ci sta, e poi ci sono vari premi per chi partecipa, e poi ci sono le gare, quelle istituzionali, che a livello campano noi copriamo con la nostra struttura. A fianco al campo da golf non avete mancato di soddisfare le esigenze di chi ama fare i combattimenti Certo, abbiamo per per gioco, gioco almeno sfoga. nel boschetto che voi avete Sì, qui a sì, ridosso sì, della sì. struttura. Infatti io una Ci mattina sono mi le sono cose. ritrovato con tanti mitra che Sì, è stavano vero, è sui vero. divani. Ma che è successo? Andiamo a fare la guerra? Sì, perché poi sembrano originali, ma Certo, non lo so. certo. Giocano a questa guerra simulata che è simpatica, però è un gioco di squadre, ovviamente bisogna venire con una squadra, un gruppo di amici che viene, a volte lo fanno anche come addio al nubilato, al celibato, fanno Certo. queste cose carine. Il villaggio comprende oltre alla spiaggia la piscina per adulti e E per per bambini bambini. ed è aperta per tutto l'anno. E se io volessi organizzare anche in inverno, cosa devo fare? Dove posso fare capo per prenotare o Allora, sul contattare per... sito internet, ovviamente, che ne abbiamo due, abbiamo sia www.quadrifogliovillage.it che www.quadrifogliovillage.com, che è quello che va un po' più all'estero, diciamo. Certo. E attraverso questo sito ci sono io che rispondo, oppure un consulente che abbiamo, che è un ragazzo molto bravo diciamo, si è presa a cuore la situazione e mi dà una mano, perché altrimenti io, per poter rispondere tutti, Si può. dovrei sempre stare vicino al computer, quindi non sempre posso. Rispondo però ai messaggi di WhatsApp, quelli li rispondo, perché ho il telefono aziendale, quando mandano i messaggi, perché anche su WhatsApp ti mandano le Eh richieste, le certo, cose, e quindi io anch'io. rispondo a quelli, sì. Senti, Brigida, la spiaggia, poi da qualche anno avete attrezzato anche in maniera diversa. Avete creato una zona tropicale, Sì. una zona africana e Con delle peculiarità per quanto riguarda le zone. il bello, a parte lo spazio che voi Sì, offrite ai sì. vostri clienti, ma il bello sono le mini suite che voi avete creato sulla Sì, spiaggia, quello è sì, sì, simpaticissimo. sì, sì. Da chi è sorta questa idea di Non vorrei dare... sembrare contorta, ma è No! venuta da me, però. Cioè, voi avete preso una parte della spiaggia, avete creato, diciamo con strutture mobili, quindi Sì.
legno, avete creato delle mini suite dove Sono una sorta di cabina più grande dove c'è il letto, dove ci sono i comfort per poter riposare il pomeriggio per due persone. E poi ne abbiamo create altre per due persone più un bambino, due bambini, quindi anche un po' più grandicella. qualche cosa di particolare che è avvenuto nella struttura, sia marittima che sulla piscina o nella struttura alberghiera, qualche cosa, qualche aneddoto, qualche avventura Allora, particolare. sono successe tante di quelle cose che io in questo momento, se volessi ricordarne qualcuna, dovrei un attimino fare mente, ma sono moltissime negli anni, sono tante situazioni che non, adesso non mi viene nessuna cosa in particolare. Se tu dovessi consigliare ad una ragazza come te di intraprendere questo lavoro, È un ottimo lavoro, ha il futuro, oggi il nostro futuro è il turismo. È un lavoro dove si sta a contatto con le persone, dove si deve essere sempre solari, allegri e bisogna imparare le lingue ovviamente, è certo, importante, io adesso sto studiando spagnolo pure perché lo amo, ma voglio dire, è necessario. è necessario, sì. Ed è comunque dà un sacco di soddisfazioni, è abbastanza un bel lavoro. Consiglieresti alle Certo, ragazze? certo, certo che sì, certo. Faresti di nuovo tutti i sacrifici che hai fatto? Sì, certo. Assolutamente sì. Una persona che ti è rimasta impressa nella mente, fra le tante che vengono qui nella tua struttura alberghiera. Nella mia struttura sono arrivati ogni tipo di persona. Sono arrivati persone semplici, ma sono venute anche persone, diciamo, in vista. Sono venuti dei cantanti, attori. Bene o male, sono venuti tutti. Una persona che mi è rimasta impressa, devo dire la verità, è stata Claudia Kull, che è venuta da noi. Ha cambiato il suo Dopo modo di vivere. che ha cambiato il suo modo di vedere, di proporsi al pubblico, è una persona molto serena. Non me lo sarei aspettato da un percorso, vedendo il percorso, ma una serenità fortissima, uno sguardo brillante. Molto bella, per questo No, ti capisco, la mi è conosco. rimasta un po' Una impressa. persona che ti ha lasciato in imbarazzo. Qualche cliente di tanto in tanto. mi Capita, capitano tanto, mi capita. Beh, però bisogna saperli. Ho imparato anche a gestirli, quindi il problema non c'è. Senti, Brigida, prima di cominciare questa chiacchierata, Sì. quando io ti chiesi di registrare con me questa trasmissione, che cosa hai pensato? Adesso ti metto in imbarazzo. Dice, ma Pierino, che cosa vuole No, da ho me? pensato che sì, va bene, io forse posso essere quella che ha una memoria maggiore perché sono la cugina più grande, Certo. quindi potrei essere quella. Però quando me l'hai detto, mio padre non c'era più, mancava da poco e io ho pensato, ma guarda, proprio quando papà non c'è, che poteva essermi di aiuto, Certo. perché poi alla fine le cose le sono passate tutte attraverso lui, quindi le cose me le poteva dire lui, me le poteva ricordare lui, perché lui ne aveva tanti di aneddoti, alcuni che non si possono raccontare, è impossibile, ma quando li raccontava noi a casa, per noi era un evento, no? Perché c'erano cose che poi le raccontava spessissime, ogni volta che le raccontava, per noi era fortissimo, una grossa fonte di ilarità, sta cosa dei suoi racconti, dei suoi aneddoti di quando era giovane, quindi Soddisfatta? sì, O certo. rimborsata? No, soddisfatta.
soddisfatta, più rilassata? No, ma lo ero anche prima, solo che mi preoccupavo di non essere all'altezza di poter raccontare determinate cose perché non potevo saperle tutte. Tant'è vero che ho fatto un giro per la famiglia, ho cercato di prendere aneddoti, ho cercato di raccogliere quelle cose che io non sapevo. Mi sono resa conto però poi alla fine che la maggior parte delle cose che mi raccontavano io le conoscevo già, Ma il quindi vuol dire che quadrifoglio oggi che cos'è? oggi è un trampolino per tutti quanti noi ed è un esempio, penso, è quello che combatte per tutti. Noi abbiamo sempre combattuto per tutti sulla Litorania perché siamo sempre stati quelli che inizialmente hanno cominciato a scavare, no? Per cercare di raggiungere un obiettivo. E quelli che venivano dietro si trovavano già il percorso ben fatto, perché poi alla fine noi eravamo quelli. Ma poi ognuno ha una caratteristica. Fortunatamente noi siamo combattivi e possiamo continuare a scavare, possiamo continuare ad andare Festeggeremo il compleanno un'altra volta qui sulla piscina quest'anno. avanti. Però non sarà il compleanno quest'anno, Cioè? sarà una chiusura della stagione, diciamo così. L'anno scorso era il mio compleanno ed ero io la festeggiata. Quest'anno ci festeggeremo tutti quanti, noi che ci vogliamo bene, che oltre ad avere un rapporto di lavoro si è instaurato un rapporto di stima tra di noi e quindi comunque a me piace festeggiare con quelli, tu hai visto, con quelli che effettivamente poi sono quelli veramente stretti, non mi piace la quantità. Chi vuoi salutare in questo momento tra le persone che ricordi e alle quali sei legato? Alla famiglia ovviamente. La famiglia è la prima cosa perché attraverso loro sono qui, grazie a loro ho potuto raggiungere alcuni obiettivi, grazie a loro posso pensare di raggiungerne altri e posso avere delle idee per raggiungerne altri. E i miei figli ovviamente che Li comunque puoi ricordare, oltre mi Manuel. sopportano perché poi giustamente io sono sempre presa qua, sono sempre presa a correre avanti, sono quella che corre avanti e Però indietro. ricordiamone i nomi, Brigida. Certo. Nomina solo Emanuel, poi. Emanuele è il secondo, il primo si chiama Ernesto come mio padre. Lavorano qui, collaborano con te. Collaborano ma studiano, Certo, lo so. studiano, quindi Però devono pure studiare. inestate però i ragazzi si danno da Sì, fare. si danno da fare, sanno fare tutto, ma anche io so fare tutto. Cioè, io so stare dietro al bar, so cucinare. L'unica cosa che non ho fatto al quadrifoglio è quella di portare i lettini sulla spiaggia, è l'unica cosa, me la so risparmiata. Però so fare tutto, voglio dire, quindi il problema non c'è. E anche loro sanno fare tutto. Brigida, fra poco, fra qualche Si mese è comincia. estate. Che cosa dirti? Buon lavoro? Certo, in bocca al lupo, penso. Facciamolo vivere il lupo, però Certo, non lo no, facciamo deve morire. essere vivo, sono tanto belli. Un bel racconto. Sì. Ti è piaciuto? Sì, molto. Non ho voluto far raccontare certi momenti, avete notato, Brigida su una parte della vita si è fermata, ha soppesato bene le parole e ha fatto bene. Cioè, anni in cui lavorare, trovare guadagno, comportava dei rischi, ed erano rischi grossi. Brigida non l'ha voluto raccontare, bene ha fatto, appartiene al passato. Oggi il quadrifoglio è un'impresa turistica, alberghiera che sta qui sulla litoranea, che accoglie tanta gente, dove si può stare la giornata intera senza immaginare di spendere chissà cosa. Ma la cosa bella, sapete, che qui c'è allegria, c'è accoglienza e c'è rilassatezza. C'è spazio per tutti. Il quadrifoglio, Brigida. Facciamo le cose con amore, d'altronde, Buona estate. grazie. E a tutti voi, appuntamento alla prossima. Chi abbiamo raccontato? Una famiglia di imprenditori coraggiosi che partono dall'agro nocerino sarnese, vanno in provincia di Napoli, poi lavorano in tutta la regione Campania e alla fine decidono di venire sulla litorale di Pontecagnano e creare
una struttura della quale fra poco vi faremo vedere le immagini. Buonanotte a tutti. Salve.